così. Allora, ieri ho fatto qualcosa che non facevo da tempo. Sono rimasto tutto il giorno a casa a guardare la televisione. Pensate che culo. La mattina, per esempio, ormai danno le repliche dei telefilm del Paleolitico. C'è Super Vicky che ormai è andata in menopausa. A Boy Luke hanno ritirato i punti della patente. I Chips hanno aperto una fabbrica di patatine. Con Fonzi. Sta a far cagare, ma piace a me. Poi si passa al pomeriggio. E da 19 anni a questa parte ma quando cacchio muoiono questi? Tanto è sempre la stessa storia. Beautiful è la storia di un uomo che sta con una donna e di una donna che sta con tutta la sua famiglia. Poi subito dopo si passa a questo bellissimo simposio di giovani pensatori. Questi nuovi veicoli della cultura moderna, questo perfetto connubio fra bellezza e intelligenza. E sto parlando dei tronisti di Uomini e Donne. Mi piacciono molto. Uomini completamente depilati, glabri con le mesh e i tatuaggi che vanno ad inginocchiarsi davanti a donne. Rosa in bocca, ti prego. Dice di me, non lui, brutto, io. Le donne sul trono, sono la tronista, ce l'ho solo io nella galassia, che qualcuno mi porti in esterna. Ora io a queste persone voglio dire solo una cosa, ma con affetto, quasi come fossi un fratello, vorrei dirgli, ma col cuore, veramente, ma andate a cagare. Col cuore, ma per un solo motivo, vedo che condividete, per un solo motivo, perché questi stanno influenzando le nuove generazioni. Prendete un ragazzino di 13-14 anni, 13-14 anni c'hai l'ormone che fa le flessioni, a 13-14 anni ti possono dare la laurea ad honorem all'università del fai da te. Prendete un ragazzino di 13-14 anni e chiedeteli, cosa vuoi fare da grande? Il cacciatore, la felina, uno di Uomini e Donne, ma un uomo e una donna uguale! E questi sono delle icone per queste persone e sono diventati dei VIP. E ancora una volta VIP è un titolo che gli abbiamo dato noi, guardandoli in televisione, leggendo i giornali, andandoli a vedere. Oh mio Dio, stasera c'è Tommasino! Chissà cosa farà, chissà cosa dirà. Il tronista di turno solitamente è in discoteca, in un privé. Privé sono questi ranch con delle vacche dentro. Quelli dentro. Ho fatto le mesh. Depilato linguine. Ho fatto un tatuaggio giapponese. C'è scritto, non lo so il cazzo c'è scritto. Alcune cose andrebbero eliminate sul nascere. Costantino, il capostipite di questa razza. Lo prendo solo ad esempio. Una volta l'ho visto, lui era dentro uno di questi campi coltivati a patata, con lo spumante in mano, si è avvicinato uno con la telecamera. Salve, Costantino, scusi, volevo fare un'intervista. Per cortesia. Non vedi che sto lavorando? Ora io non dico tanto, ma scioglierlo nell'acido. Anche un piedino solo.